Ciao a tutte, spero che mi sentiate bene, forte e chiaro. Stavolta faccio il video ad alta voce. Buon Natale! Oggi è Natale ed è per questo che ho voluto fare questo video qui, per non, siccome devo fare la pausa al Vlogmas, perché giustamente per Natale non posso vloggare. E quindi chi ha voglia, magari verso sera, quando si butta là sul letto bello pieno dal pranzo di Natale, se chi ha voglia si guarda questo video che è un haul di Tiger, come avete visto dal titolo, e vi faccio vedere le cosine che ho comprato da Tiger, che non sono molte, però vabbè, si passa 10 minuti insieme. Buon Natale, ve lo ripeto, si vede che è Natale, mi sono messo tutto quello che mi potevo mettere, siccome mi piacciono tutti e due, sia la passatina che il cappellino, ho detto vi abbondiamo che ce n'è bisogno. Allora, si parte subito da quello che ho preso da Tiger. Per prima cosa vi voglio far vedere questi cosini che sono biscottini a forma di cuore, che l'avevo già preso, mi pare, l'anno scorso, però non mi ricordo se l'ho preso l'anno scorso da Tiger o da Ikea. Mi vorrei sbagliare, ma mi sembra che l'anno scorso li presi da Ikea. Comunque sono i soliti biscotti, che sono quelli con alla cannella, credo. Ora non ci ho letto, però penso che siano alla cannella, e sono quelli profumati che hanno quel saporino buono buono buono. Se volete fare un salto da Tiger, li trovate. Oggi certo è chiuso. Insomma, quando riapre forse qualcosa li ritrovate sempre. Ancora, non lo so, dico, dico io, poi non lo so. Magari ce li tengano per tutte le feste. Sta cascando Babbo Natale. È stanco Babbo Natale perché tutta la notte ha viaggiato e ora si vorrebbe riposare. Io invece l'ho messo qui sopra e l'ho acceso. Allora, poi, bando alle ciance. Ho preso questa qui, che è una piccola luminara. Ora ve la faccio vedere, una catena luminosa, che in effetti mi hanno dato anche le pile a 1 euro, perché io come una trulla l'avevo presa, ma non avevo preso le pile. Pensavo che ci fossero già dentro, l'avevo anche guardato. Meno male che alla cassa quella ragazzina mi fa: le vuole le pile a 1 euro? Certo, perché non ci sono? Eh no, non ci sono, allora dammele. Quindi si guarda, ora s'aprono insieme, si mettono all'opera insieme, sono un filino così, non so quanto sarà lungo, e ci vuole 3 pile. E allora si mettono qui le pile. Allora, riuscissi a aprirla in maniera da non spaccarmi un'unghia, che me la sono già anche spaccata. Forse entro buio possibilmente ce la faremo. Mette le pile a questo coso sicuramente. Mi spacco l'unghie sicuro. Beh, mi sembra già di vederlo. Guarda, un pezzo di smalto mi è già andato via. Ecco, volete vedere le mie unghie natalizie? Va, mi è già andato via 2 pezzi di smalto. No, 2 palle. Ecco qua, spero che li stia registrando. Insomma, dopo averci lasciato due unghie, l'ho accesa. Ecco qua. Aspettate un attimo. Vabbè, non è che si veda un granché, però insomma, si vede che l'ho accesa, no? Sì. È stato, vabbè, non è stato facile aprire questo qui, però, e non so dove le sistemerò. Penso che le metterò da qualche parte, boh, quando faccio il video l'accenderò, boh, vedremo, eh. Comunque è costato pochissimo, ora non mi ricordo di deciso, ma allora, catena luci, eccola qua, 3 euro. Quindi, ah, i biscotti, volete sapere i biscotti? Biscotti allo zenzero, sono i biscotti, vero? Io ho detto alla cannella, sono allo zenzero. 3 euro anche quelli, tutto 3 euro. Allora, poi volevo farvi vedere che mi mancava l'agenda,
che l'ho pagata prima di farvela vedere, ve lo dico subito, l'agenda spirale 8 euro, 8 euro, ah no, 4 euro, 4 euro, ma siccome ne ho prese due, perché ci sarà un motivo, allora una è per me, pensa, anzi ve la apro, comunque quella come quella dell'anno scorso, però ve la faccio vedere lo stesso, questa qui è fatta così. C'è il giornaliero, vedete qui, tanto questa è mia, poi c'è quello il mese tutto così, poi vedete qui c'è la settimana, il mese, no, che settimana, c'è il mese, qui ogni mese c'è la tacca e qua in fondo c'è anche, se non mi sbaglio, il planning del 2018. Sì, c'è un planning per il 2018. E per il 2017, no. Sì, per il 2017 e per il 2018. C'è anche per il 2017. Allora, questa agenda, come ho detto, costa 4 euro. L'ho presa anche per voi perché prossimamente fate passare questi 2 giorni di festa e io indirrò, come dire, un giveaway. Un giveaway per farci gli auguri per il nuovo anno e quindi ci vuole per forza un'agenda. Quindi questa qui è in palio per voi. Invece questa qui che ho già scartato sarà mia. Poi, io ho preso più. Ah, ho preso questo blocco d'appunti, pure questo è in palio per voi, infatti non lo apro. Dentro è tutto, mi pare, a righe, sì, tutto a righe, per scriverci, per prendere appunti. Di quelli che fanno così, che un po', no, non si muovono, vabbè, cangiante così. E questo qui è venuto a costare un paio di euro, ora non mi ricordo perché lo stacco qua, no? 2 euro, quadernino dei panda. Ultima cosa che ho preso, come vedete, non è che ho fatto un grande acquisto, però ho speso appena 20 euro. L'ultima cosina che ho preso è stata questa. Questo è per me, per il giveaway non ci sono solo quelle 2 cosine, vi metterò altre cosine che non prendo, che non prese da Tiger. Ecco, comunque queste due che ho preso da Tiger saranno per voi. E questo invece è un calendario, guardate che ganzo che è. 2. Quando è finito il librozzo qui, siamo arrivati alla fine dell'anno. Ora io ero curiosa di vedere se lo potevo appiccicare da qualche parte. Però non credo, penso che vada sulla scrivania e basta. Ma io quasi quasi me l'attacco da qualche parte se riesco. Così potrei attaccarlo così, giusto? Mi sa che si può attaccare così, cioè è fatta apposta per attaccarlo così. Eh sì, mi sa proprio di sì. Comunque, questo l'ho pagato, mi piaceva troppo. L'ho pagato. Calendario, non. Agendina strappabile, ah, questa loro la chiamano agendina strappabile. 3 euro. Sì, per loro un'agendina strappabile. Ok ragazze, il mio mini haul di Tiger è finito qua. Io vi saluto, vi auguro di nuovo buon Natale a tutti e vi do appuntamento al prossimo video, che quando sarà? Domani, no? Ma domani ormai mi sono presa l'impegno di fare Vlogmas, quindi fino a che non sono finite le feste finiscono no, con il Natale con la Befana, quindi. Ora non so se di qui in poi vloggerò tutti i giorni, però cercherò di arrivare alla Befana. E da Babbo Natale e da me un grande bacio. Divertitevi e non mangiate troppo. Ciao!